Puoi seguire Voce delle Chiese tutti i pomeriggi su RBE dalle 13.30 alle 15. Inizio anno ricco di appuntamenti, di eventi e di iniziative per il CEC, il Centro Evangelico di Cultura Bonelli di Palermo, e noi abbiamo insieme in collegamento telefonico in Voce delle Chiese Margherita e Gaetano, che sono appunto le persone con cui ci relazioniamo solitamente con il CEC di Palermo. Buongiorno, parte del direttivo anche proprio del Centro Evangelico di Cultura. Buongiorno Margherita, buongiorno Gaetano, bentornati. Nati su Radio Bequit, ciao. Sì, Gabriele, Daniela, scusami. Sì, grazie mille, grazie a te per l'invito. Anche a te buon anno e a tutti gli ascoltatori. Buon anno anche a voi. Allora, avete messo subito così in programma una serie di eventi già per questo mese di gennaio dal CEC, dal Centro Evangelico di Cultura di Palermo. Quali sono un po', diciamo, le linee guida che accompagneranno questo 2024? E poi scendiamo un po' nel particolare degli eventi più vicini a noi. Certo, molto volentieri. Quest'anno intanto siamo stati ispirati naturalmente dalle celebrazioni che saranno in corso per gli 850 anni naturalmente della conversione di Valdo, e quindi immagino che tutte le attività, tutte le associazioni, ma anche le chiese si vedranno impegnate in un proliferare di impegni, di attività sicuramente indubbiamente interessanti per tutti. Come hai visto dal programma, noi abbiamo messo effettivamente in cantiere molte attività. Speriamo bene di poterle, come dire, condurre nel migliore dei modi. Abbiamo per questo mese di gennaio intanto stiamo prevedendo di fare una proiezione interessante con il partenariato con il Goethe Institute di Palermo su un tema che è il potere e la dittatura, ma soprattutto la degenerazione delle democrazie in sistemi autoritari. E in questo senso verrà proiettato un film che si intitola T. Hauptmann, grosso modo si traduce con il comandante, per chi conoscesse il tedesco o lo avesse già visto, grosso modo si potrebbe tradurre come il comandante, e riguarda appunto la degenerazione del potere, soprattutto in applicazione del principio della cosiddetta banalità del male, che è stato appunto che è spesso, diciamo, il motivo ispiratore di tutte le degenerazioni delle democrazie e delle dittature. Dopo questo tema così impegnativo ci aspetta però il gruppo musicale il 27 gennaio, il gruppo musicale Yankele, che eseguirà dei brani tratti dal repertorio ebraico. Sì, anche perché sarà la giornata della memoria il 27 di gennaio. In occasione del giorno della memoria prevediamo proprio di diciamo l'esecuzione di questi brani. Il gruppo Yankele è un gruppo che studia, raccoglie da anni molte melodie provenienti dalla tradizione ebraica, e tra l'altro appunto siccome le studia, non solo le esegue ma le raccoglie, le ricerca, anche è in grado, diciamo, di raccontarle, di spiegarle, perché la tradizione ebraica è molto vasta, certo. E come sappiamo è, diciamo, un termine forse perfino troppo generico, che include una serie di generi musicali ma anche di generi letterari, per cui è anche bene, come dire, approfondire proprio la conoscenza secondo noi, e abbiamo scelto questa occasione. Avrebbe potuto essere anche un'altra, per la verità, perché non si, insomma, gli studi sull'ebraismo sono sempre attuali e sempre convincenti, ma ci è sembrato opportuno inserirla nell'occasione, nella circostanza, farla corrispondere al giorno della memoria, ma è giusto una ricorrenza come un'altra, tutto sommato. Certo. Sì, appunto. Il Centro Evangelico di Cultura di Palermo, insomma il Centro Bonelli, peraltro collabora con, al di là ovviamente della Chiesa Valdese, certamente con cui è in stretta relazione, però per dire anche con il Centro La Noce, con la Tavola Valdese, con la Facoltà Valdese di Teologia, cioè avete attivato una serie di collaborazioni molto proficue già dagli anni passati, che mi sembra che quest'anno poi si concretizzino anche in alcuni eventi, quindi ecco, è importante, no, questo lavoro in rete che viene portato avanti, immagino.
Sì, in effetti è vero, sì, ci stiamo molto concentrando sul lavoro di collaborazione, non solo con le facoltà, la facoltà Valdese, certo, come tu rilevavi, il partenariato con altri centri culturali, con la NOCE, certo, in primo luogo, che è in fondo la nostra associazione, ma anche chiesa, un po' sorella, noi la definiamo, nelle attività, ma anche nelle condivisioni di molti spazi e luoghi, soprattutto sul fronte del sociale, ma non solo. Anche certo, con centri, con associazioni culturali, con il Goethe Institute, con altre associazioni di cultura e anche con la facoltà di giurisprudenza, ti devo dire, perché abbiamo anche in questi eventi del Cineforum, stiamo coinvolgendo la facoltà di giurisprudenza, di diritto, di filosofia del diritto, perché riteniamo che il tema possa essere anche affrontato dal punto di vista del, come dire, laico, no? Ovviamente laico, non confessionale, e anche in punta di diritto, ma anche, diciamo, come dire, lo vorremmo ricondurre a un pensiero filosofico che effettivamente ha approfondito queste tematiche. Non dimentichiamo che la banalità del male, in fondo, è la frase tipica proferita da Hannah Arendt, che tutto sommato rientra proprio nei percorsi filosofici del pensiero del Novecento. Sì, e quindi è vero, stiamo cercando di espanderci, ecco, come si può, certo, anche dire, ci sembra giusto non rimanere chiusi nel nostro spazio privato. È vero, è vero. Una cosa importante da ricordare, forse a tal proposito Gaetano ci può dire qualcosa, è che tutte queste iniziative sono finanziate anche dall'8 per mille delle nostre chiese valdesi e metodiste, quindi anche in questo caso, insomma, è un supporto, immagino, importante quello che vi arriva dall'8 per mille. Beh, direi che è decisivo, cioè senza l'8 per mille sostanzialmente non potremmo condurre queste attività, ma lo facciamo anche con un senso di responsabilità nei confronti, per così dire, dell'intera comunità valdese, che sostiene poi non solo la gestione dell'8 per mille, ma anche l'orientamento di alcune scelte che sono importanti, come è noto. Cioè, è noto che l'8 per mille è su una scala molto più ampia dell'entità della coinè valdese italiana, insomma, quindi questo è significativo, lo ricordiamo sempre, ed è importante. E poi sì, anche tu ricordavi il rapporto di collaborazione che si è poi intensificato e sostanzialmente nuovamente inaugurato lo scorso anno con una prima iniziativa che si è svolta a maggio e che si ripeterà con un tema diverso ovviamente anche quest'anno, e io ho tenuto molto affinché il centro non abbandonasse l'idea di un appuntamento a maggio con tematiche storico-teologiche trattate da importanti relatori che sono docenti di rilevanza nazionale ma anche internazionale, alcuni provenienti dall'estero. Ecco, soprattutto in questa iniziativa che tenderemo a mantenere stabile, la Facoltà Valdese ha espresso un convincimento per il sostegno che ci onora, e poi ci avvaliamo anche di due, tre persone che ci aiutano molto nel coordinare questo evento di maggio, di cui poi eventualmente possiamo anche dare qualche dettaglio se ritieni, che sono Vittorio Secco, che è ben noto, insomma, a tutti noi valdesi, poi c'è Emanuela Valeriani della comunità valdese di Roma, e poi c'è il professore Daniele Palermo, che fino a qualche settimana fa era il presidente del Concistoro della nostra comunità di Via dello Spezio. Insomma, abbiamo messo anche un po' insieme delle forze intellettuali che vanno oltre la nostra realtà palermitana. Certo. E questo ci rafforza. Assolutamente. Allora, io direi che sugli eventi, diciamo, dei prossimi mesi magari ci sarà tempo per tornarci in modo un po' più dettagliato e approfondito. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che c'è il sito che si può consultare, che è il sito checkbonelli.it, il sito appunto del Centro Evangelico di Cultura Giacomo Bonelli, e dove troverete, insomma, tutti i dettagli. Intanto, nel frattempo, ricordiamo appunto questi appuntamenti che ci ricordava prima Margherita, ovvero le iniziative e la proiezione del il Cineforum
organizzato in collaborazione con la Noce di Palermo, e poi le iniziative di sabato 27 di gennaio. E ovviamente non possiamo far altro che augurarvi un buon lavoro, una buona continuazione con le vostre tante tantissime attività e, diciamo, programma, ricco programma per il 2024. Grazie. Alla prossima occasione, quindi. Ciao Margherita, ciao Gaetano da Palermo, in collegamento con noi da Palermo. Grazie. Ciao.